Ciao Giacomo, ciao Filippo. Ciao. Siamo felici di ritrovarvi in Suburra Eterna e sappiamo che i vostri personaggi hanno avuto sempre un rapporto conflittuale. Ci raccontate dal vostro punto di vista come si evolve il loro rapporto in questa nuova storia? Senza Senza spoiler. spoiler, come si fa? Beh, io credo che loro si trovino in un momento di totale crisi per entrambi, no? Perché li crolla tutto il mondo che si erano creati in quei 3 anni di differenza tra questo reboot e la serie Suburra che molti hanno visto. Alberto, appunto, ha lasciato Roma, si è creato una nuova vita lontano da Roma e dall'Italia, è andato a Berlino. Ed è, diciamo, come una fenice rinata dalle sue ceneri, e da quel personaggio che conoscevamo è diventato solo Alberto, perché ormai si è spogliato di tutto, de ha deciso di essere solo se stesso e torna a Roma per un motivo molto importante, ma è l'unico per il quale forse sarebbe tornato, perché non gli era rimasto molto. E quindi, ritornando, poi si scontra, incontra con questo personaggio che gli ricorda tanti fantasmi della sua vita precedente, diciamo così. E per tutta una serie di vicissitudini le loro strade si incroceranno, no? Ma guarda, sì, effettivamente è bella questa cosa. Io quando l'ho letta su carta mi stuzzicava molto che due nemici, insomma, che si sono fatto di tutto, Non insomma. puoi spoilerare, No, cioè, me lo sto spoilerando, però il fatto che da una parte il lato cinagliesco, appunto, di rendere possibile qualsiasi tipo di alleanza, trovare il modo di rendere possibile pure l'impossibile, per cui a un certo punto questo tentativo di avvicinamento a un personaggio come Alberto Anacleti. E poi la possibilità eventualmente, chissà, di un'intesa che va oltre poi un'alleanza, perché comunque lui non ha più una famiglia, è un personaggio solo e Cinaglia è un uomo, diciamo, pure che ne ha vissute di pesanti, insomma, anche a livello personale, di perdite gravi anche per sua mano, per cui si instaura qualcosa di interessante tra i due personaggi, che non si sa dove, come finisce, ma che comunque è un po' in bilico sempre. Filippo ha proprio menzionato questa solitudine che caratterizza il personaggio di Giacomo in questa serie. E infatti vediamo come il tuo personaggio Giacomo prende le distanze da ogni componente della sua famiglia e l'impressione è quella proprio che Spadino, Alberto, sia solo contro tutti. Quindi come ritroviamo Spadino in questa nuova veste, diciamo, e come hai lavorato sull'interpretazione proprio di questa solitudine? Per me è stato veramente come interpretare un nuovo personaggio, perché sapevo la storia benissimo da dove arrivava, quindi conoscevo tutto il background, diciamo, di questo personaggio, però è stato proprio come lavorare su uno nuovo, perché è rimasta, diciamo, la rabbia che aveva. Quello sì, però è proprio tutta la fase in cui la esterna, che è totalmente diversa, no? Non si nasconde dietro la maschera che aveva prima, non si nasconde dietro tutta una serie di vezzi che aveva prima, adesso decide di essere solo Alberto, no? E questa cosa, per chi se lo ricordava in un altro modo, è strana, no? E quindi lui sa che da un'altra parte può essere se stesso, torna a Roma, trova dei fantasmi che gli ricordano la vita passata, lui cerca di affermare quello che è. E credo in qualche modo ci riuscirà, però sicuramente questi fantasmi lo faranno sentire molto solo, perché gli ricordano tutto ciò che ha perso. Invece Filippo, vediamo ancora una volta una Roma allo sbaraglio, in cui questa volta tutto ruota attorno alla costruzione di un nuovo stadio. Come interagiscono questa volta i tre grandi poteri, quindi Vaticano, politica e criminalità? Come al solito. Come al solito. Molto male. Beh, insomma, è la corsa a chi, insomma, chi si accaparra questo grande affare, questa grande occasione. È veramente, in questo senso, Suburra ha una presa surreale incredibile. È più reale di quello che succede, Ah, non lo so, per perché cui la realtà supera molto io la finzione, no, soprattutto a esatto, ma Roma. io ricordo a 12 anni che si parlava dello stadio della Roma. Avevo 12 anni. Il presidente della Roma, Dino Viola, che parlò per la prima volta dello stadio della Roma. Siamo nel 2023. Questa
questo vuol dire qualcosa, insomma, vuol dire che gli stadi sono stati fatti ovunque, nuovi stadi. Roma è particolare, Roma è speciale in tanti sensi, e quindi ecco, nella nostra serie l'idea, forse l'idea parte da Cinaglia, perché Cinaglia è ovunque, e poi dopo è una corsa a chi gli strappa quest'idea, è un'alleanza, è un momento in cui siamo sopra noi, sono in vantaggio altri, poi il Vaticano, poi le altre fazioni. Io questo lo trovo molto verosimile, no? Chiaramente non reale, non realistico, perché chiaramente, insomma, non, però molto verosimile, questo sì, ed è divertente, insomma, vivere in questo posto, insomma, guarda.